Mio marito ha raccolto queste fantastiche ciliegie e more, però c'è un problema, non ho il denocciolatore. Quindi come faccio per snocciolarle? Oggi ti svelo un metodo facilissimo e velocissimo per farlo, ma prima, se ancora non l'hai fatto, ti ricordo di iscriverti attivando la campanellina tutte, in questo modo rimarrai sempre aggiornato sulle ultime novità. Ma vediamo quello che ci occorre. A parte le ciliegie, ovviamente, ci servono una bottiglia di vetro, quindi dall'estremità stretta, e degli spiedini che io ho unito in questo modo. Qua ce ne sono quattro con lo scotch per renderli più resistenti. Quindi togliamo il picciolo alla ciliegia. L'appoggiamo sul collo della bottiglia. Tienila tra le dita per evitare che finisca all'interno e con la parte dritta degli spiedini applica una pressione fino a quando non avrai tolto il nocciolo. E vedrai che la ciliegia rimarrà intera e tu non ti sarai sporcato. Ed eccole qui pronte per essere utilizzate, da così a così. Spero che questo mini tutorial su come denocciolare le ciliegie ti sia stato utile. Se così, regalami un like e condividilo sui tuoi social.